Voglio ricordare in modo particolare i nostri fratelli e le nostre sorelle che sono in carcere. È giusto che chi ha sbagliato paghi per il proprio errore, ma è altrettanto giusto che chi ha sbagliato possa redimersi dal proprio errore. Non si possono, non, non possono esserci condanna senza finestre di speranza. Qualsiasi condanna ha sempre una finestra di speranza. Non possono esserci condanne senza finestre di speranza, lo avete sentito qualche secondo fa Papa Francesco. E allora noi, a questi squarci di speranza, alle luci che devono restare accese anche nella penombra, perfino nell'oscurità delle celle, vogliamo dedicare questa puntata di Siamo Noi. E allora, benvenuti, bentornati in trasmissione e io do il benvenuto ai nostri ospiti a Susanna Marietti, coordinatrice nazionale di Antigone, un'associazione che da sempre si batte per i diritti dei detenuti e non solo. Grazie, grazie, grazie Marietti a che è qui con noi. E accanto a lei Don Franco Diamante, cappellano della casa circondariale di Velletri. Ben arrivato Don Franco. Grazie. Ben... Don Franco, io parto da lei e con lei e parto uh, dall'appello lanciato da Papa Francesco sotto forma di una lettera da lui indirizzata ai diversi capi di Stato con cui ha chiesto di compiere un gesto di clemenza proprio per questo Natale nei confronti dei fratelli e delle sorelle privati di libertà che hanno tutti i requisiti per riceverla questa misura. Che cosa ne pensa? Che il Papa abbia un interesse prioritario per, per le persone carcerate è indubbio. È, è molto bello che lo faccia e per tutti noi è uno stimolo a, a collaborare con questa richiesta. Aspettiamo, vediamo, eh, perché purtroppo il mondo esterno eh, non è molto disponibile e ancora è gravato da tanti luoghi comuni e da una mentalità non ne consona. L'appello è importante, è preziosissimo, ci fa capire, insomma, Don Franco che non è detto che ci sia la capacità di aprire il cuore per accoglierlo. Eh, Marietti, eh, la vostra associazione fa un lavoro meritorio da, da anni con uh, un rapporto annuale di cui magari dopo eh, parleremo. Ci aiuta ad affacciarci su questo mondo del carcere che noi abbiamo tutti sotto gli occhi, magari anche fisicamente e materialmente vicino, ma che quasi sempre resta invisibile. Purtroppo è un mondo che ha veramente tanto bisogno di clemenza, soprattutto oggi, oggi negli ultimi decenni. Ecco, e qual è la situazione? Sempre di più le persone che andiamo incarcerando e le persone che troviamo dietro quelle mura sono persone. Eh, bisognose, deprivate eh, economicamente, socialmente, culturalmente, già da prima dell'ingresso in carcere, quindi questo ancora di più dovrebbe farci aprire ad un gesto di clemenza. La clemenza, la grazia sono concetti che rientrano nel piano della giustizia, diceva giustamente Don Franco. Il mondo fuori non è pronto per un gesto così, purtroppo. Mm. Noi quello che cerchiamo di fare è far conoscere questo mondo al mondo fuori, il mondo del carcere. In maniera da renderlo più pronto. Ecco, guardandoci dentro, attualmente il problema non sono, abbiamo parlato tante volte qui del sovraffollamento, è un problema che continua ad esserci, che è addirittura cresciuto. Quanti sono i detenuti nelle I carceri? I detenuti oggi sono più di 56.000, sono cresciuti di 1500 unità negli ultimi quattro mesi. C'era stata una riduzione dovuta all'arrivo della pandemia di 8.000 unità. Questo ci ha dimostrato che. Il carcere lo usiamo troppo, si poteva ridurre il numero della popolazione detenuta, lo si è fatto in due mesi, 8.000 unità e non è che abbiamo messo fuori i pericolosi criminali, cioè, abbiamo messo fuori persone che potevano stare fuori. Ora lentamente i numeri stanno risalendo, abbiamo un tasso ufficiale di affollamento che sta un po' oltre il 110%, ma in realtà è molto superiore perché noi che il carcere lo giriamo, sappiamo che sono tante le sezioni chiuse in giro che per le carceri italiane che magari si stanno certo. a turno ristrutturando strutturando e poi la situazione è disomogenea, abbiamo carceri che arrivano al 160-170% di affollamento soprattutto al nord. Questo è il mondo, Don Franco, che non riusciamo, a volte non vogliamo vedere. Eh, leggevo, ricordavo che lei è stato missionario diversi anni in Messico ed è cappellano in carcere, se non sbaglio, dal 2007, quindi sì. insomma questo mondo lei lo abita di fatto. Sì. E allora le voglio chiedere chi sono i detenuti, come affrontano la pena. E, oltre ad essere cappellano sono parroco e questa non è una buona cosa, purtroppo In che con... senso? perché essere cappellano è un lavoro serio, non può essere un, un po' di tempo dedicato, ma con tutti sanno, la scarsità delle vocazioni non tutti i vescovi lasciano un cappellano a tempo pieno. Quindi riconosco anche che la mia conoscenza potrebbe essere più profonda e sì. non lo è perché la mia presenza in carcere non è totale. Però io da quello che ho letto, quello che è riuscito a trasmettere anche la nostra redazione, ho l'impressione che questo mondo lei l'abbia capito molto bene. Sì, ma non solo lo conosco, ma lo amo. Io mi considero fortunato a fare questo, questo servizio e a stare in mezzo a queste persone. E prima di tutto perché ha fatto bene a me di guardare la realtà eh, con occhi diversi, gli occhi giusti, perché quando stai dentro le situazioni eh, le vedi in un altro modo. E come no? le vede queste persone? Come le appaiono? Come sono? Ecco, eh, anche qui un cappellano non può avere la pretesa di seguire 520 certo. carcerati quanti ce ne sono a Velletri, no? ci sono cerchi concentrici, diciamo, ci sono delle persone che fanno un serio cammino spirituale perché la spiritualità non è riemp un riempimento ma è una forza. Ci sono molte persone che si avvicinano direttamente per bisogni eh, materiali ma questo non, non, non lo voglio sminuire, è una cosa molto importante. C'è bisogno anche eh, di quello e quanto. Chiunque chiede qualcosa in carcere sicuramente ne ha bisogno. E, e non dobbiamo stare lì a investigare se è vero o non è vero, perché sicuramente è un po'. E poi c'è una fetta che, non piccola che non frequenta, che non si avvicina, eppure è lieta della presenza del, del cappellano, dei volontari della Chiesa, perché comunque è un'opportunità, no? è una finestra eh, su, sull'esterno. Ecco, io penso che eh, il carcere strutturalmente è un luogo di dolore, non può essere un'altra cosa, perché dove manca la libertà eh, è ferita la dignità delle persone, dove non ci sono i rapporti familiari, le relazioni, è una vita non completa, non voglio dire che non sia vita. No? È un luogo di dolore. Ecco, si possono fare tante cose per migliorare. E adesso proveremo anche con il vostro aiuto, non solo sì. con il nostro collegamento, con altre testimonianze, a vedere che cosa si può davvero fare. Nel frattempo io vado dal nostro Simone, Simone Lombardo, che aggiunge un altro elemento alla nostra riflessione intorno a questo tavolo. Simone. Sì, voglio darvi un aggiornamento e per questo vorrei partire da un titolo. Perché il governo Meloni ha bocciato la proposta di tenere fuori le persone che avevano già ottenuto i domiciliari con i decreti della, della i decreti della pandemia. Questo cosa vuol dire? Che nonostante il sovraffollamento, appunto, e questo è anche il tema di oggi, eh, molti detenuti, stiamo parlando tra le 400 e le 500 persone, torneranno in carcere a partire dal 31 dicembre. Ecco, questa è una notizia, un elemento in più che magari può darci uno spunto, e allora vogliamo sentire il vostro punto di vista. Vi lascio il nostro numero Whatsapp 348 3070 345 però sapete che potete intervenire qui a Siamo Noi anche non solo su Whatsapp ma anche su tutti i nostri social che sono attivi Instagram, Facebook e Twitter e poi c'è sempre la nostra mail quindi mi raccomando vi aspettiamo grazie Simone per questa informazione che poi integra quanto Susanna Marietti aveva cominciato a dirci e certamente è una scelta questa è una decisione che non aiuta la questione del sovraffollamento delle carceri. Eh, tanto più se teniamo presente anche il dettato, il contenuto, il cuore della nostra Costituzione che parla di valore rieducativo della pena, e siamo ancora davvero, rispetto alle intenzioni dei padri Costituenti, molto, molto distanti da tutto questo. Assolutamente, ovviamente io parlo da laica, ho un ruolo diverso rispetto a quello di certo. Don Franco, quindi non parlo di una rieducazione nel spirituale. senso di una conversione interiore o spirituale, ma se la pena deve tendere, diciamo, alla reintegrazione sociale del condannato, cioè a dare al condannato la possibilità di emanciparsi dalla vita criminale e di vivere nella società secondo le regole che la società si è dato, per poter fare questo, bisogna dargli gli strumenti possibili, quindi strumenti di tipo educativo, di tipo lavorativo, di tipo di formazione professionale e culturali e via dicendo. Quindi eh, questo è quello che, che oggi manca in carcere. Non, eh... Aggiungiamo anche questo a tutto il discorso del sovraffollamento, c'è poi un dato terribile, è un dato record sulle cui cause indagheremo tra poco, sicuramente dopo lo spazio pubblicitario perché non vogliamo veramente spezzarlo questo, questa riflessione non vogliamo spezzarla troppo però io il dato da lei lo vorrei ed è il dato dei suicidi che si sono verificati in carcere quest'anno purtroppo siamo arrivati a 80 con quello delle scorse ore il dato più alto mai registrato sicuramente nel nuovo millennio ecco 80 allora questo numero resta qui resta nello studio aleggia nello studio poi Cercheremo di capirne, di indagarne le principali motivazioni, lo faremo anche partendo da una storia, la storia di un ragazzo, Roberto Vitale, che si è tolto la vita nel settembre scorso in carcere e adesso vi facciamo ascoltare un'anticipazione dell'intervista che poi vi proponiamo completa al papà di Roberto Vitale, ex poliziotto. Io ho ricevuto una telefonata da un detenuto. Noi ci siamo precipitati, durante la strada ho chiesto a mia moglie di chiamare il carcere Pagliarelli. Da lì hanno risposto, signora guardi che qua non è successo niente, sicuramente qualcuno le ha fatto uno scherzo di cattivo gusto. Ma quando sono arrivato al pronto soccorso e ho visto una macchina della polizia penitenziaria, ho capito che non era purtroppo uno scherzo. Eccoci, siamo rientrati in studio e siamo noi e come vi dicevo prima della pubblicità ne abbiamo ascoltato un'anticipazione, riprendiamo l'intervista al papà di questo ragazzo Roberto Vitale che si è tolto la vita, si è suicidato in carcere nel settembre scorso, settembre 2022 e naturalmente, comprensibilmente, il papà, un ex poliziotto, non si dà pace. Roberto uno splendido ragazzo di 29 anni appena compiuti, aveva i suoi difetti ma aveva anche grandissimi pregi, un cuore grande come una casa che poi è stata anche la sua rovina, fra virgolette. Come lo paragonavo sempre io, era il Robin Hood degli anni 2000, che lui pur di aiutare una persona in difficoltà, che fosse un bambino, che fosse una persona adulta, era disposto anche a a violare quelle che sono le nostre leggi, non rendendosi conto, anche a causa di problematiche che aveva fisiche, del danno che i suoi gesti potevano arrecare alla sua persona. È stato arrestato a maggio per una presunta rapina. Arrestato nonostante i carabinieri abbiano consegnato tutta la calterla clinica di Roberto, tradotta al carcere di Pagliarelli, dove il magistrato, quando ha visto la situazione clinica di Roberto e quello che era successo, ha dato subito mandato perché si trovasse una struttura adeguata per poter ospitare sul ragazzo che aveva delle problematiche. Roberto era affetto dalla sindrome di borderline. Ma all'interno di quella struttura vigono delle regole non scritte, dove se tu prendi una, anche una semplice aspirina, vieni emarginato dagli altri detenuti. Lui per farsi accettare e non farsi più discriminare ha preferito rinunciare a prendersi le sue medicine, le sue pillole, alla fine è esploso, non ce l'ha fatta più. Io ho ricevuto una telefonata da un detenuto. Noi ci siamo precipitati, durante la strada ho chiesto a mia moglie di chiamare il carcere Pagliarelli. Da lì hanno risposto, signora guardi che qua non è successo niente, sicuramente qualcuno le ha fatto uno scherzo di cattivo gusto. Ma quando sono arrivato al pronto soccorso e ho visto una macchina della polizia penitenziaria, ho capito che non era purtroppo uno scherzo. Roberto ha tenuto duro per altri 18 giorni, poi ci ha lasciati. Io ce l'ho col sistema, quel sistema che non mi ha neanche informato: con Roberto, che speravo fosse l'ultimo, ma invece purtroppo è stato solo il 61. esimo Il primo a perdere sei stato Tu, Stato. E non mi venire a dire che in Italia non c'è la pena di morte, perché questa è la vera pena di morte che c'è in Italia. A me, chi mi dà la forza di andare avanti, è il sapere che Roberto è accanto a me. Prego Dio continuamente. Sia per Roberto, per l'anima di Roberto, che riposi in pace, ma che chi di dovere attenzioni la situazione e faccia qualcosa per questi ragazzi. Don Franco sono parole queste del papà di Roberto Vitale che proprio esprimono un dolore sconfinato, perfino composto ma sconfinato, quando parla di uno Stato che di fatto ha combinato una pena di morte per suo figlio. Insomma questo ci fa capire tante cose. Mm. Nel mio carcere, grazie a Dio, almeno quest'anno non c'è stato nessun suicidio, ma negli anni passati sono stato vicino a qualche, qualche caso dove mi sento anch'io un po' colpevole perché non ho intercettato la disperazione di, di, di una persona. Io capisco il dolore del padre, lo rispetto e vedo che è anche un uomo religioso, insomma siamo uniti. E, solo che mi sento... Un, un po' indulgente non verso il sistema ma verso le persone della Polizia Penitenziaria perché qualche volta è che manca proprio l'informazione non sì. lo so se quello la che ha risposto cosi... quasi. no dicevo l'informazione ah. se ah. colui che ha risposto realmente sapeva perché non sempre c'è uno diciamo, scambio Capisco il rispetto e, e so la sofferenza, in parte in qualche modo l'ho condivisa anch'io. Però lui diceva: al papà, mio figlio così fragile, personalità borderline, non avrebbe dovuto essere in carcere, A doveva essere in un'altra struttura. Adesso, poi, con Mariette... No, è che io eh, mi sento anche il cappellano della polizia penitenziaria sì. e, e vedo che, comunque, maggior, la ma stragrande maggioranza sono bravissime persone, certo. anche umanamente sensibili. No, no, non la struttura è quella che certe persone non dovrebbero stare lì Questo, questa era un po' la riflessione Marietti perché poi l'ha detto il papà di Roberto Vitale che il magistrato aveva richiesto una struttura protetta adatta a suo figlio Roberto Vitale per la sindrome che aveva ma per tutte le persone fragili che purtroppo invece finiscono in carcere sì, questa purtroppo è diciamo, una storia lunga, da quando abbiamo chiuso gli, per fortuna quei posti indegni di una società democratica che erano gli ospedali psichiatrici giudiziari però non siamo stati capaci di portare a compimento un passaggio che potesse essere davvero alternativo per la presa in carico di queste persone, che finiscono in carcere dove abbiamo una, me una media di meno di 20 ore settimanali di assistenza psicologica ogni 100 detenuti e meno di 10 ore di assistenza psichiatrica settimanali ogni 100 detenuti. Il sistema non riesce a intercettare la disperazione di un ragazzo che di nascosto Smette di prendere le medicine per non essere preso in giro dai propri È compagni. È chiaro che c'è qualcosa che evidentemente non funziona. Don Franco ha evocato gli altri protagonisti, eh, le altre persone che abitano, accusiamo questo verbo, il, il carcere. Allora noi vogliamo sentire anche loro e ritroviamo, quindi, bentornato Donato Capesce, segretario generale del SAP e il Sindacato della Polizia Penitenziaria. Bentornato grazie Siamo Noi. Grazie dell'invito e porgo il mio saluto a tutti gli ospiti vostri e a lei che conduce il, il, questo programma. Grazie, grazie. Senta, capisce, ci spiega dal vostro punto di vista di polizia penitenziaria che realtà è quella eh, lì dentro per chi ci lavora nel carcere? Guardi, intanto mi lasci passare un mio pensiero. C'è troppa ipocrisia sul carcere. Tanti dicono che vogliono, offrono la loro collaborazione per cercare di deflazionare il sistema penitenziario o cercare di rendere la detenzione migliore, ma poi di fatto nella politica e nessun altro veramente si spende per poter cambiare le cose. Il carcere è diventato, ormai è una frase abusata, è diventato un contenitore nel quale c'è di tutto e di più. Siamo arrivati all'idea, qualcuno qualche giorno fa lo ha detto, di fare in maniera che il carcere, che la pena venga scontata su prenotazione. Ecco, questo per dire che poi questo sistema, questa, questo carcere, è un'istituzione superata. Sovraffollamento, lo sentivo prima sì. eh, dagli altri ospiti, è un fenomeno ormai che da tutti risaputo, noi parliamo di tantissimi detenuti. Di 26.385 su un totale di 57.000 detenuti presenti oggi che non potrebbero essere impegnati sul territorio. Cioè, La riforma Cartabbia, parliamo sì. di coloro che hanno avuto, devono scondare una pena al di sotto dei tre anni. I quali potrebbero essere, secondo l'applicazione della riforma sì. Cartabia, potrebbero essere affidate le misure alternative alla detenzione. Ecco, insomma, questa perché è una questione, questione aperta. Grazie, capisce che ce l'ha ricordata. No, poi ci torniamo, eh, torniamo anche a quello che potrebbe curare questo malato cronico. Ehm, Tocco un tema, ma lo faccio perché so che anche lei ha la sensibilità giusta per affrontarlo. Don Franco, eh, lei diceva la polizia penitenziaria, io la conosco bene, insomma sono lì presente. Va detto che loro sono in parte della soluzione sicuramente e svolgono un lavoro importantissimo. A volte, dobbiamo dirlo, ci sono inchieste, processi aperti, anche parte del problema. Non voglio fare il difensore della polizia penitenziaria, però diciamo che anche altrove ci sono fenomeni fuori delle regole, ma quando si tratta della polizia penitenziaria. Eh... Si accentuano, no, si dice la verità, altre, per altre cose, altre forze dell'ordine si è più benevoli. Ecco, io penso che la Polizia Venezia abbia dei problemi che qualcuno deve affrontare, non io. Anche proprio di organico: sono troppo organico pochi. L'organico è sentiremo... quello che sempre si dice, che mm. siamo sotto organico. Sì. Noi una, abbiamo 200. A Velletri e ce ne mancherebbero 77, poi c'è il problema di chi sta male, ma non credo che sia solo quello il problema della polizia penitenziaria. Secondo me eh, va... gli va data la possibilità di, di esprimersi meglio perché non è un corpo stimato, non è un corpo che ha competenze oltre che a, a guardare insomma, a custodire forse bisognerebbe lavorarci per dare Un'altra immagine, sono forse di pubblica sicurezza anche queste, no? e, e dargli delle competenze che vadano oltre il custodire. Mi sembra molto interessante quello che ho detto, che insomma, è un problema di autorevolezza, è un problema di formazione, di ruoli, ehm, poi naturalmente tutto questo non lo lasciamo qui eh, sul tavolo ehm, poiché stiamo per tornare in pubblicità, però io volevo mostrarvi anche un altro esempio. Eh, positivo di carcere, di, di detenzione possibile, di pena detentiva possibile. Quindi saluto la nostra Marta Manzo e le chiedo subito di dirci dove si trova. Ciao Marta. Ciao Gabriella, buon pomeriggio. Sì, questa nuova esperienza, questa esperienza diversa è possibile ed è possibile in Galera. In Galera è il nome del ristorante del carcere di Bollate, all'interno di cui eh, mi trovo in questo momento. Il primo e unico ristorante in Italia e nel mondo realizzato proprio all'interno di un carcere, ma non solo. È aperto al pubblico, eh, a pranzo e a cena, e eh, la brigata, qui, eh, la sala e la cucina sono formate da detenuti, detenuti che lavorano insieme a chef professionista e a un metro di sala appunto che eh, gestisce questo locale. Ne parliamo tra poco con chi ha voluto questo progetto. A te Gabriella tra poco. Sì, allora torniamo lì tra pochissimo, andiamo in pubblicità brevissimamente, poi siamo di nuovo in studio. Ritorniamo in studio, siamo noi e ci affrettiamo, ci affrettiamo a, torniamo, a tornare a bollate, a tornare... In Galera, che è il nome del ristorante, dove i detenuti davvero si affacciano su una realtà, su una possibilità di futuro diverso. Torno da te, Marta. Sì, Gabriella, eh, questo progetto di Ingalera in realtà era nato inizialmente come un catering nel 2004, poi si è trasformato ed è diventato poi appunto il ristorante dal 2015. Chi lo ha voluto? Silvia Polleri, eh, presidente della cooperativa sociale ABC, La Sapienza in tavola. La Sapienza in tavola. Eh, Silvia, perché un progetto del genere? Ma è, più che altro è stata un'evoluzione naturale. Noi continuiamo anche a fare Catering, che è la nostra nascita proprio. Ma eh, proprio questo contatto con le persone all'esterno delle mura carcerarie, eh, con gli ospiti, ci ha fatto capire che non c'era percorso più importante in questa riabilitazione che l'uscire fuori dalle mura e cominciare a interfacciarsi con gli ospiti in un modo quotidiano. Voi avete proprio voluto far apprendere una cultura del lavoro. Assolutamente sì, questa è stata la nostra prima operazione perché il carcere ti chiude in una sorta di bolla e, e tu eh, tutto il periodo che sei all'interno in esecuzione di pena non puoi continuare ad esprimere un tuo curriculum lavorativo per alcuni, per molti anche iniziarlo. Ecco allora l'occasione importante in un settore utile come quello della ristorazione e anche pieno e denso di significati, accogliere l'ospite. Facciamo un po' di numeri, parliamo di 50 coperti, 80.000 clienti fino a oggi e eh, i detenuti sono tutti assunti, voi avete voluto assumerli. Eh, io credo che la sfida di questi anni sia proprio dimostrare che, purché sociale, noi ci mettiamo nel mercato del settore per cui lavoriamo e la prima cosa è la eh, corrispondenza degli stipendi. Quindi, tutti i nostri detenuti orgogliosamente sono assunti con il contratto delle cooperative sociali, busta paga, e non da ultimo, non dimentichiamolo, diventano i contribuenti dello Stato perché nella busta paga. Paga, pagano le tasse. Otto persone lavorano qui, scelte da Silvia, ma anche da Massimo Sestito, che è il maître di sala. Eh, arrivano ragazzi che scegliete voi, appunto, in base a che cosa? Allora, noi facciamo una prima selezione all'interno con la signora Polleri: devono avere i requisiti, uno, l'articolo 21, che le permette di venire fuori a lavorare, e due, avere un'attitudine a questo tipo di lavoro. Quindi sono mh, sette persone, otto persone. Tre in sala, quattro in cucina e un ragazzo all'accoglienza. In cucina solitamente arriva già gente del settore, perché in cucina è più difficile, senza esperienza, imparare un mestiere. In sala, invece, io ho sempre avuto ragazzi che con la buona volontà e tanta voglia hanno appreso bene. Addirittura certi fuori già fanno questo lavoro e danno delle soddisfazioni. Uno di questi ragazzi è Chester grazie. de Mesa che eh, lavora qui da nove mesi ormai, avevi già esperienza di cucina ma hai imparato qui la sala grazie alla formazione. Grazie, sì, grazie a Massimo, hai imparato tutto questo mestiere, questo cameriere che sto facendo adesso, e ho mai lavorato nella mia vita cameriere, però grazie a loro che sto imparando tante cose. Chester, prima noi stavamo parlando e mi hai detto una cosa importante, eh, lo stipendio per te è importante? Sì, certo, così almeno. Cioè, quello che io guadagno qua, cioè non vado più a chiedere ai miei genitori a mantenere dentro, così almeno riesco anche a mandare i soldi a mio figlio e alla mia famiglia del mio paese. Un'altra cosa che mi hai raccontato è di questo contatto umano diverso che si crea all'interno del ristorante. Sì, questo qua è bello perché siamo sempre dentro il muro e sempre, siamo lo stesso, sempre di però sì, vengo qua a lavoro e mi piace il contatto con un'altra persona o raccontare magari la parte della tua esperienza dentro un chiusura velocissimo ci teneva tantissimo Silvia Polleri a eh, raccontarci quello che è un po' il suo sogno. E I sogni sono il motore soprattutto per chi vive vicino a chi è privato della libertà e anch'io ho un sogno. Io desidererei proprio che Papa Francesco potesse venire qui e poter dire io un altro carcere possibile l'ho visto, ci stanno provando. Ecco, credo che la sua voce travalicherebbe monti e mari. Io ringrazio i miei ospiti Gabriella da Ingalera ti restituisco la linea. Grazie, grazie davvero. Ecco, capisce, è un progetto così bello eh, per essere realizzato ha bisogno naturalmente anche eh, di un organico adeguato per quanto riguarda la stessa politica la polizia penitenziaria ne parlavamo prima con Don Franco di quante unità ci sarebbe bisogno in più. Noi abbiamo bisogno a meno di 5000 poliziotti per poter garantire il minimo della sicurezza negli istituti di pena. In riferimento al servizio fatto su Bollate, beh, parliamo di un carcere che tutto è che è un carcere, perché i detenuti che sono a Bollate sono detenuti selezionati, scelti perché possono essere tranquillamente impegnati in questa Fase progettuale del trattamento e del recupero eh, diciamo, sociale. Diciamo capisce che è un carcere che ha tracciato una strada insomma, che è molto utile indicare dipatti, ad altre strutture penitenziarie. Ma infatti noi sì. sosteniamo che un altro carcere è possibile, non questo di adesso, un carcere diverso, ecco. dove purtroppo bisogna rispettare la dignità di chi viene arrestato e messo in carcere e invece spesso e volentieri vi si priva mm. della libertà, ma molte volte viene, viene disattesa rispetto della dignità. E su questo capisce dignità. veramente concordiamo tutti, anche insomma conosciamo l'affanno della categoria che lei rappresenta. Marietti, il tempo è tiranno, e voi presenterete il vostro rapporto annuale che è molto ricco, ma quest'anno c'è un focus aggiuntivo a parte proprio sulle donne. Brevissimamente, che cosa ci indica questo focus? Sì, lo presenteremo in anticipo, circa un mese prima rispetto al resto del rapporto. Abbiamo visitato tutte le carceri, che sono solo quattro femminili, ma soprattutto tutte le sezioni femminili ospitate in carceri maschili, che sono invece circa 45 in giro per l'Italia, spesso piccole o piccolissime, dove purtroppo le donne tendono a vivere abbastanza abbandonate a loro stesse. Quindi per questo un'attenzione specifica su di loro ci sembrava doveroso metterla. Allora lo attendiamo il rapporto, attendiamo anche il foro. E naturalmente, come sapete, su questi temi noi torniamo. Eh, Don Franco, le do la chiusa di questa puntata. Eh, sono certa che lei non sta per darmi un racconto di quelli edificanti, pieni di luce natalizi, però le devo chiedere che cos'è il Natale in carcere. Io cerco di essere sempre positivo, ma devo dire che il Natale in carcere è il giorno più brutto dell'anno. E il mio compito a Natale è far capire ai carcerati, che, alle persone carcerate, eh, che, che, che la, la festa è loro da un punto di vista religioso. Il Signore è venuto per i, per i più sofferenti, però capisco che la mancanza degli affetti è, è dolorosissima. Ecco, è un giorno difficile a Natale, eh, io mi sforzo di starci sempre perché Altrove ci sono altre presenze. A Natale il carcere è vuoto di operatori, di volontari. È un giorno difficile. Comunque eh, lo preparano, eh, hanno fatto il presepe, mettono degli addobbi, ci tengono eh, perché la festa, eh, della festa hanno bisogno tutti. Eh, però è un giorno faticoso in Io la ringrazio Don Franco di questa testimonianza così partecipata e anche così, così schietta. Vi ringrazio tutti eh, per averci accompagnato in questa riflessione che insomma è alla sua decima tappa, tante volte ne abbiamo parlato, ma insomma continueremo a parlare della situazione nei, nelle carceri eh, italiane. Grazie a tutti voi, noi torniamo ogni giorno puntuali alle 15.15, dal lunedì al venerdì e come sapete vi aspettiamo in questo studio.